Noi abbiamo un programma molto puntuale che abbiamo presentato, articolato, fatto di tanti punti. Sulla sanità ci sono 6 nuovi ospedali, ci sono investimenti di 800 milioni per potenziare la sanità territoriale. Qui non si deve andare avanti per slogan, ma si deve andare avanti con temi molto concreti. Ecco perché noi questi 10 capitoli sono accompagnati ognuno da schede tecniche, di risorse, di tempistica, perché bisogna essere seri con gli elettori, non servono gli slogan, ma servono atti e misure concrete e misurabili. I suoi alleati la sostengono, la sua campagna elettorale sta andando bene? Sì, sta andando bene, ovviamente adesso si chiuderanno le liste, abbiamo un sostegno di 7 liste, una in più del centrodestra e anche superiore a quanto vincemmo nel 2018 con Zingaretti, per cui è una competizione molto aperta e noi ci rivolgiamo a tutti gli elettori e a tutte le elettrici ricordando che questa è un'elezione diretta sul Presidente della Regione a turno unico e vince chi prende un voto in più.